Da Michael ho imparato questa cura dell'abitacolo a livello del comfort, a livello dell'intuitività di tutti questi switch. F2004 per me è la regina delle Formula 1. Michael vinse il campionato quasi a metà stagione, tantissime doppiette con Rubens, credo davvero la vettura, lasciatemi dire, perfetta. Lo ha dimostrato sui campi di gara, ma era una macchina davvero da far perdere la testa. Aneddoti con la 2004 sono sicuramente le giornate passate con Michael. Durante i test, quelli sono ricordi, aneddoti stupendi. E da Michael io posso ringraziare tanto tutto l'insegnamento. Ho cercato di rubargli tutte queste cose che lui faceva, questo metodo. L'ho fatto mio poi negli anni successivi per lo sviluppo delle vetture GT. Questa dedizione e questa cura dei particolari, no? Parlavamo di volanti, da Michael ho imparato questa cura dell'abitacolo a livello del comfort, a livello dell'intuitività di tutti questi switch, perché in gara tutto è prestazione, anche l'attivazione di un singolo switch può fare la differenza, tipo puoi guadagnare 2 decimi, 3 decimi o anche 2 o 3 secondi. Se sai come attivarlo, ma soprattutto se è intuitivo, cioè saper bene dov'è, differenziare bene i colori degli interruttori, è davvero un qualcosa che ho avuto il piacere di scoprire e di imparare da lui. Il collaudo più difficile non ce n'è uno in particolare, io credo che debbano essere affrontati tutti con un livello di concentrazione molto alto, perché le vetture sono tutte diverse, le vetture ogni anno hanno un qualcosa di particolare che ad oggi, dopo 500 collaudi, conosco. E i collaudi più difficili sono sicuramente quelle delle vetture delle vecchiette, diciamo, delle vetture un po' più datate. Perché? Perché ci sono materiali utilizzati quegli anni, come le vetture di Lauda, materiali molto particolari che se uno dovesse subire una rottura porterebbe a una consegna molto ritardata al cliente del suo sogno. Quindi abbiamo una procedura che abbiamo studiato con i nostri tecnici, con Filippo Petrucci, tutti i ragazzi, proprio di questo shakedown per gradi, soprattutto con queste vetture, per poi arrivare alla fine del collaudo a spingere forte, perché le vetture sono allo stato dell'arte, sono perfette per andare anche a correre come nei Gran Premi storici. Quindi ogni vettura richiede molta concentrazione e per rispondere alla domanda, il collaudo più difficile non esiste, sono tutti impegnativi, tutti da affrontare nel migliore dei modi per rendere contenti i nostri clienti. Il collaudo più lungo l'abbiamo svolto, sì, in una giornata. Con 7 vetture di vari anni, si è riusciti anche a concludere il programma. È proprio stata una giornata bella, anche perché ho aumentato di 7 vetture la conta ai 500, quindi sicuramente quello. La caratteristica richiesta a un collaudatore per questo tipo di attività è particolare, chiaramente devi avere sensibilità, conoscere i mezzi,
ma soprattutto un po' le procedure e distinguere bene l'approccio che devi avere tra le varie annate delle vetture. Quindi è abbastanza complicato, chiaramente risulta difficile anche parlarne e cercare di trasmettere. Però ripeto, grazie a tutti i ragazzi e ingegneri, ormai siamo una squadra consolidata con 500 collaudi sulle spalle e sappiamo come affrontare ogni giorno le diverse caratteristiche anche delle vetture.